dove sono finiti tutti quanti? Zombie? Un rapimento di massa? Una grande festa sorpresa? Fuori dal pianeta? Per una qualsiasi ragione, sei l'ultimo essere umano sulla Terra. Cosa faresti? Ti abbufferesti come un re? Ti trasferiresti a Buckingham Palace? Supereresti i limiti di velocità? Faresti saltare in aria le cose? Gireresti sempre nudo? O faresti finta di non essere solo? Quanto dureresti? Questo è cosa succederebbe se tu fossi l'ultimo essere umano sulla Terra. Così ti svegli un giorno e scopri che sei l'unica persona rimasta al mondo. Figo, vero? Nessun obbligo, nessuna regola, nessun limite. Dacci dentro. Fase 1. Goditi i cibi esotici finché puoi. Punta prima sui frutti esotici. Se i tuoi manghi e le tue banane vengono importate da oltreoceano, è probabile che diventeranno difficili da trovare. Quindi mangiali finché puoi e gustateli fino all'ultimo morso. Fase 2. Trova una fonte sicura di carburante. Potresti credere che senza nessuno a fermarti tu possa andare ovunque, ma non così in fretta. Tutte quelle auto, barche e aerei abbandonati che vedi in giro diventerebbero inutili dopo circa 2 anni, quando il carburante si esaurirebbe. Immagino che rimarrai nei paraggi, ma per quanto tempo? Fase 3. Trova un posto dove vivere. Se l'acqua, il cibo e un alloggio sono bisogni primari, l'alloggio dovrebbe essere quello più facile da procurare. Avresti letteralmente un mondo di case tra cui scegliere. Ma fai attenzione a come sceglieresti. Le città diventerebbero pericolose perché senza un'adeguata manutenzione comincerebbero a crollare piuttosto rapidamente. Gli elementi della natura, pioggia, gelo e calore, farebbero la loro parte. Il marciume e la muffa si diffonderebbero e la vegetazione crescerebbe attraverso il cemento. Ma anche se riuscissi a lottare contro la rivendicazione della terra da parte della natura, basterebbe un solo fulmine per appiccare un incendio in tutta la città e non potresti nemmeno chiamare i vigili del fuoco. Pertanto, rifugiati sulle colline. Fase 4. Pensa a come proteggerti. Ma neanche la campagna è così sicura. Prima di tutto, ci sono i predatori da cui bisognerebbe difendersi. Cani selvatici, gatti selvatici, orsi. Ma dovresti preoccuparti di loro solo finché riusciresti a respirare. Sai, ci sono più di 400 centrali nucleari nel mondo e una volta che i loro sistemi di sicurezza automatizzati smettono di funzionare, senza la supervisione umana si verificherebbero fusioni in tutto il pianeta, rendendo molte regioni semplicemente inabitabili. Fase 5. Trova del cibo. In termini di cibo, la città sarebbe la scelta migliore. I supermercati hanno abbastanza cibo in scatola e surgelati da durare decenni. Mentre in campagna i raccolti e il bestiame comincerebbero a diminuire, senza un'adeguata cura o protezione dai predatori. Ma se la via naturale è più nel tuo stile, dovresti tornare ai vecchi metodi di caccia con la lancia o l'arco, poiché le munizioni sarebbero limitate e più difficili da trovare. Forse potresti coltivare un tuo orticello, ma questo intaccherebbe le tue riserve idriche. Fase 6. È tutta una questione d'acqua. Senza altri esseri umani, rimarresti senza elettricità. Le stazioni di pompaggio dell'acqua e gli impianti di trattamento chiuderebbero e l'acqua dolce conservata nei serbatoi si esaurirebbe abbastanza rapidamente. Quindi si potrebbe fare affidamento sull'acqua in bottiglia e probabilmente avresti migliaia di litri a disposizione, ma ad un certo punto dovresti imparare a purificarne di nuova. Fase 7. Comincia ad imparare. Dovresti imparare molte cose, ma per tua fortuna hai un sacco di tempo a disposizione e milioni di libri là fuori con tutte le informazioni necessarie per sopravvivere efficacemente da solo. Quindi, anche se all'inizio potrebbe essere difficile, tecnicamente potresti riuscire a sopravvivere come ultimo umano sulla Terra. Ma lo vorresti davvero? Gli esseri umani si sono evoluti insieme, come creature sociali, per poter sopravvivere. Abbiamo unito le nostre forze contro la fame e il clima rigido e abbiamo dato vita a famiglie e comunità per condividere storie, simpatizzare e mantenerci l'un l'altro felici e sani.
è stato scientificamente provato che il contatto umano è in grado di creare fiducia e ridurre lo stress. Quindi, anche se a volte può sembrare di intralcio, rallegrati che il mondo sia piccolo. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro più di quanto pensi. Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...